Il presepe di San Marco di Fano torna anche quest'anno a stupire grandi e bambini con gli oltre 80 metri di percorso che raffigurano il Nuovo e Vecchio Testamento. Alla presenza dell'amministrazione comunale, Regione Marche, del vescovo Armando e dell'ideatore Don Marco Polverari, benedizione ed apertura di rito di questa grande opera invidiata in tutta Italia. Il presepe, oltre alle innumerevoli statuine fisse e meccanizzate, si avvale anche di scenografie e di affreschi che raffigurano il tipico paesaggio palestinese realizzate e curate dall'artista fanese Maurizio Romagnoli. Un'opera unica nel suo genere, quindi, quello di San Marco, ma con poca visibilità. Qui c'è tanto da valorizzare attraverso l'impegno della città. A Rimini hanno valorizzato l'Italia in miniatura. E allora perché a Fano non si può valorizzare il Vangelo in miniatura? Ha sottolineato Don Marco Polverari a tutti i presenti che si sono dati appuntamento sabato mattina scorso all'interno delle settecentesche cantine di Palazzo Fabbri. Durante il discorso però l'ideatore ha elencato anche i due nuovi diorami che si aggiungono a quelli già esistenti. E una delle ultime qui nel percorso del presepe rappresenta i discepoli di Emmaus, ecco, nei due momenti, così come ci viene descritto dal brano della scrittura, no? Il momento in cui incontrano, parlano con Gesù, lo riconoscono poi nel momento di spezzare il pane, appunto la scena del cammino lungo la strada e poi la scena a tavola. Il tutto, come sempre, arricchito anche da qualcosa di particolare, no? Qualcosa di scenico. Quest'anno abbiamo fatto i bambini che giocano a palla. Ecco. E poi un'altra scena, quella che abbiamo iniziato a realizzare, che non è proprio all'interno della struttura del presepe, ma è sulla via del presepe, e anche questo ha un motivo, è la piazza di Fano, perché vogliamo rivederla così come era all'origine, prima della guerra, dove, ecco, anzitutto il campanile, ma non solo, avevano una dimensione, fattezze e certamente una grazia molto migliore di quella che vediamo oggi. Il presepe di San Marco rimarrà aperto tutti i giorni, da Natale all'Epifania, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.